Basta un tempo al Giulianova, il primo per l'esattezza, per fargli un sol boccone alla Virtus Cupello. Risultato importante quello maturato dai giallorossi al Rubens Fadini, un 5-0 con cui i giuliesi riprendono la corsa per la scalata alle prime posizioni. Cappellacci voleva risposte e tali sono arrivate, soprattutto per quanto riguarda il risultato, in attesa che ancora dal mercato qualcosa si sblocchi, soprattutto per quanto riguarda la situazione degli svincolati. Menzione per un giocatore quest'oggi, Nicola Palma, classe 2006, e autore di una tripletta. Per gli ospiti invece importante sarà lo scontro diretto della settimana prossima in casa con lo Spoltore. Cappellacci conferma 10 undicesimi dell'ultima gara, con la novità di De Vito al posto di Pastafiglia, nei tre dietro. Davanti conferma per Finizio, vicino a Cesario. Ancora out, i nuovi arrivati, Tonelli e Carbonelli. Dall'altra parte Di Francesco si affida ad una nidiata di giovanissimi, guidati da Obodò e Stivaletta, out Lupo. Ospiti che partono bene, mettendo in difficoltà la retroguardia locale, anche se senza particolari occasioni. Giulianova, che al primo vero affondo, sblocca il match. Minuto 8. Bella palla di Cesario per l'imbucata di Palma, che trafigge di Cencio con un bel destro per il vantaggio locale. Ma è solo l'inizio del grande pomeriggio per il classe 2006. Al 17esimo, occasionissima Cupello, gran giocata di Stivaletta che in piena area di rigore manda il pallone di poco fuori la porta difesa da Boccanera. Ma è un fuoco di paglia perché i giallorossi di Cappellacci continuano ad attaccare, come al 18esimo, con Finizio che si fa ipnotizzare da Dicencio. Raddoppio solamente rimandato, al 26esimo, eccolo la doppietta di Palma che batte nuovamente Dicencio con un bel destro al volo. Finita qua, ma che? Il 3-0, ma soprattutto a tripletta del classe 2006, cioè al minuto 31. Dicencio è super su Finizio, sulla ribattuta, Palma è il più lesso ad arrivare sul pallone per il più facile dei gol e quarto gol in campionato. Al 34esimo Giulianova vicino al poker, prima con Cesario e poi con De Vito sul successivo angolo. Cupello che torna a farsi pericoloso al 38esimo con un tiro di Irace. Poker dei padroni di casa che arriva però a ridosso dell'intervallo, grazie ad un bellissimo pallonetto di Finizio. Seconda frazione che riparte con un cambio tra le file del Giulianova. Dentro Giglio per Federico Di Paolo, con Di Domenico Antonio che lo segue a ruota. Al nono ospiti vicino al gol, sempre con Stivaletta. Gran tiro del 9 della Virtus, si supera a Boccanera. Pokerissimo vicino per i padroni di casa con Cesario e Di Domenico Antonio al 13esimo. Cambi anche per gli ospiti con Berardi e Petti dentro. Ritmi che si abbassano e occasioni che ovviamente latitano. Il 5-0 però arriva al minuto 43 ed è una perla di Di Domenico Antonio che batte per la quinta volta di Cencio con un bellissimo pallonetto. Giulianova che sale così a quota 12 in classifica e settimana prossima altro match al Fadini col San Buceto, l'ex del Grosso. Cupello, come già detto, ospiterà lo Spoltore in uno scontro salvezza cruciale.